Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, buonasera, bentornati sul canale Twitch di Atleta News, anzi il canale Twitch di Atleta League, ma in questa serata abbiamo fatto un po' un'invasione per le nostre solite interviste. Oggi un'intervista davvero particolare, davvero speciale, sarà con noi il capitano del Trentino Volley, nonché palleggiatore della nazionale italiana di pallavolo, Simone Giannelli, e gli autori che hanno partecipato con lui a scrivere e a disegnare il suo primo manuale della pallavolo. Ma prima di presentarveli, voglio segnalare anche alle autorità competenti un furto. È venuto un furto perché la Becco Giallo, che è la casa editrice di questo libro, ovviamente ci ha inviato una copia del libro in anticipo. Purtroppo è stata rubata la redazione da Martina Procaccini, che è una nostra collaboratrice, che però si è voluta tenere il libro per questioni sue personali, insomma, su cui non abbiamo indagato ulteriormente, però i magici e potenti mezzi della produzione ci hanno messo a disposizione un'altra copia, quindi ci siamo. Quindi Emanuele, Salvatore, possiamo dire che abbiamo un libro da poter sfogliare insieme a voi. Emanuele Apostolidis, che ne è lo sceneggiatore, Salvatore Callerami invece che si è occupato della parte grafica, parliamo di fumetti, quindi i disegni, come si sorrebbe dire. E Salvatore, volevo partire proprio da te, perché Becco Giallo, se per chi non la conosce, è una casa editrice di fumetti che si occupa di graphic novel, si occupa un po' di produzioni particolari, unendo sempre la parte fumettistica a una parte più di, possiamo dire, educativa, informativa. Sì. Salvatore, che ne dici? Sì, direi di sì. Direi di sì, certo, sì. Beh, in questo caso voi avete raccontato un po' che cos'è la pallavolo tramite ovviamente una voce importante, e cercando un po' di non tanto spiegarla, perché non è che bisogna spiegare uno sport come la pallavolo, quanto raccontarne un po' gli aspetti più anche più tecnici, no? E come è stato per un disegnatore approcciare a questo discorso? Ti era mai capitato, ad esempio, con lo sport? No, in realtà di disegnare per rappresentare o narrare comunque una storia sullo sport non mi è mai capitato. Diciamo intanto innanzitutto di ringraziare Simone proprio per le nozioni sulla pallavolo di cui non ne sapevo nulla praticamente. Ovviamente anche grazie a lui. Tu hai avuto bisogno di un endorsement prima. Ti dico, guarda, che il mio sport è quello di stare sul divano. Ah, ok. Il mio sport è la seduta sul divano. Non faccio altro. Poi diciamo che con Simone ho imparato tutto quello che effettivamente non sapevo nell'ambito della pallavolo. E devo dire che, scherzando, mi ci sono appassionato, anche se ovviamente non pratico lo sport, però comunque è abbastanza interessante come attività sportiva. Sei stato un po' il primo lettore di te stesso, insomma, il primo, sì, esatto, che ha imparato dal tuo lavoro. Emanuele, invece, per quanto riguarda la parte di sceneggiatura, insomma, voi avete utilizzato, passami un po' il termine, un pretesto narrativo in cui Simone, diciamo, si ritrovava in un mondo in cui doveva insegnare la pallavolo a chi non ne sapeva assolutamente niente, e avete usato questo un po' per raccontare non solo l'aspetto sportivo, tecnico, tattico della pallavolo, ma anche l'aspetto del gioco di squadra, dei ruoli in campo. E quindi com'è stato invece dalla tua parte, quella dello scrittore, fare la summa di tutto questo? Beh, allora innanzitutto, come hai detto giustamente all'inizio, da Becco Giallo
è una casa editrice che non solo tende a raccontare storie, ma vuole anche raccontarle che abbiano un significato anche profondo in alcuni casi, quelle che sono più le storie storiche. In questo caso, quello che ci tenevamo a raccontare era anche l'etica sportiva e quindi il lavoro di squadra, l'inclusione, tutti i valori dello sport che lo sport trasmette. E anche qui è stato importantissimo Simone, perché fin dalle prime telefonate, perché causa Covid non siamo riusciti a lavorare seduti al tavolo, che sarebbe stato ancora più bello, ma è venuto fuori che non voleva fare proprio un'autobiografia, ma in realtà trasmettere proprio la passione per la pallavolo. E questa passione per la pallavolo si trasmette anche attraverso l'interazione tra questi bambini, adolescenti, che cominciano a litigare, che cominciano a doversi raffrontare con magari problematiche che sono diverse dalla semplice gara, e quindi riuscire a trasmettere quell'etica dello sport che è importante per le giovani leve. Poi diventeranno magari atleti da divano come siamo io e Salvatore, ma inizialmente si cresce, siamo cresciuti tutti facendo dello sport e imparando tantissimo facendo sport. Questo secondo me è un libro che vuole insegnare non solo le regole della pallavolo, ma anche l'etica sportiva. Esatto, anche perché l'etica sportiva, diciamo che è una qualità, è una condizione che potrebbe essere applicabile a chiunque, soprattutto a chi non pratica lo sport. Non è detto che per avere un'etica sportiva bisogna per forza praticare o aver praticato uno sport. Credo, almeno questo è un pensiero personale, è applicabile a molti contesti della vita quotidiana. Io spero vivamente che voi possiate contribuire a scrivere o a disegnare l'autobiografia di Simone Giannelli, anche se spero vivamente che, essendo Simone un classe 1996, abbia voglia anche di far passare ancora un po' d'acqua sotto i ponti prima di scrivere un'autobiografia. Di solito l'autobiografia è un po' un punto di arrivo della carriera. E proprio partendo da questo, dallo spunto che voi avete messo nel fumetto, che parte da una scena reale, fumettata ma reale, l'ultimo punto di una partita molto importante, un ultimo punto messo a segno, anzi no, l'ultimo punto messo a segno ma partito, l'assist partito dalle mani del palleggiatore Simone Giannelli, che adesso quindi invito a descrivere questa scena. Simone, tanto non credo che tu abbia bisogno di grandi presentazioni. Te la ricordi la prima scena del fumetto? Sì, me la ricordo, me la ricordo bene e mi Che piacerebbe partita poterla. era? Mi piacerebbe anche viverla nel 2022, no? Perché era il 2022 contestualizzato, quindi spero sia un auspicio per il futuro, ecco. Ah, quindi l'hai messa all'inizio per questo motivo, un po' scaramantico. Lo vediamo l'ultimo palleggio di quella finale di... che cos'era? Champions League? Champions League, sì. Un'emozione che purtroppo in quest'anno un po' è mancata, immagino, ma che hai voluto riversare, insomma, in forma scritta. Una domanda per partire, una domanda semplice. Da che è partita la necessità di scrivere un tuo manuale della pallavolo? Ma la necessità è stata proprio il comunicare, stare in contatto con i ragazzi e i giovani e le giovani promesse da pallavolo e non solo, ma tutte le persone e tutti i bambini soprattutto che praticano sport e che non conoscono bene la pallavolo. È stata un'idea nata ancora prima del Covid, di quando è scoppiata tutta questo disastro e sono stato messo in contatto con Becco Giallo che erano entusiasti di fare questo progetto. Io ero molto felice perché i fumetti mi sono sempre piaciuti e quindi sono stato subito entusiasta nell'accettare, nel
insieme a loro, insieme alle loro competenze, di Salvatore, di Emanuele e tutto lo staff di Becco Giallo, insomma, di provare a mettere insieme tutti i pezzi per fare qualcosa di bello, no? Io ho subito detto, come ha ricordato prima Emanuele, che non volevo fare un'autobiografia, ma qualcosa di celebrativo, perché come hai ricordato anche tu, ho 24 anni, quindi di a questi punti deve passare, penso che ne passerà tanta, me lo auguro, insomma. Quindi ho voluto subito fare questo fumetto per restare in contatto e comunicare quelli che per me sono i valori più importanti nello sport, indipendentemente da che sport sia, insomma, e anche provare a far conoscere a quei ragazzi, quei bambini che e quegli uomini come Salvatore che non conoscevano la pallavolo, cercare di avvicinarli con delle schede dove si racconta in maniera non troppo pesante, dopo ogni capitolo, di cos'è la pallavolo, le regole fondamentali, i miti del passato, i miti, chi ha fatto la storia della pallavolo, e questo per cercare di avvicinare la pallavolo a chi magari non la conosce, e per chi la conosce sentirsi più vicino. Ecco, infatti il libro di il fumetto, il libro di Becco Giallo, il primo manuale della pallavolo di Simone Giannelli, è un'alternanza di parte fumettistica in cui si racconta una storia vera e propria, e una parte invece che è più dedicata all'ambito tecnico, in cui veramente si va a fare un vero e proprio manuale della pallavolo, in cui ovviamente uno dei primi punti è quello di definire quali sono i ruoli all'interno di una squadra di volley, e con te ovviamente, Simone, vorrei andare un po' a parlare brevemente, per quanto si possa, del ruolo del palleggiatore, che poi è il cardine intorno al quale si muove la squadra, e paradossalmente non è poi il ruolo che come dire, segna i punti attivamente, no? E questa caratteristica del palleggiatore lo rende un ruolo più o meno appetibile, più o meno interessante, secondo te, agli occhi magari di chi si approccia per la prima volta alla pallavolo? Sicuramente risulta un ruolo molto complicato e mai banale. È un ruolo dove, come dici tu, si fa di tutto per la squadra, si cerca di si corre a destra e a sinistra per recuperare certi palloni, per cercare di dargli il meglio possibile nel momento che il palleggiatore reputa migliore a determinati attaccanti, nel migliore modo possibile, e poi sono loro quelli che si prendono la gloria alla fine, no? Che esultano e che dicono: abbiamo messo noi giù il pallone, no? Ma dietro c'è tutto un lavoro che senza il mio ruolo loro non potrebbero fare nulla, no? Ma questa è un po' la storia degli sport di squadra, ognuno è lì per fare qualcosa per gli altri. Il palleggiatore è un ruolo che è di precisione, dove è molto complicato, dove secondo me ci si può esprimere nel miglior dei modi nella pallavolo, è quello che ti dà un po' di più di fantasia e di libertà rispetto agli altri ruoli. Ed è un ruolo dove bisogna avere una certa leadership, bisogna avere una certa conoscenza delle persone che si ha accanto, per capire anche come lavora la loro testa nei momenti difficili, nei momenti sotto pressione, quindi bisogna anche gestire e imparare a conoscere tutte queste dinamiche per riuscire a far girare il meglio possibile la squadra, no? Quindi il palleggiatore è il perno principale dove gira tutto attorno, e quando va tutto bene, la difficoltà è che quando va tutto bene sono gli attaccanti di solito che vengono glorificati, insomma, mentre quando va male poi sempre le scelte del palleggiatore che sono sbagliate, oppure quel palleggiatore non è preciso, quindi è anche la difficoltà un po', no, del palleggiatore. Sicuramente è un ruolo che viene capito, penso, di più dalle persone competenti realmente della pallavolo, piuttosto che magari un tifoso occasionale che si rende più conto di qualcuno che attacca forte o tira una battuta magari a 125 km/h, però penso che sia il ruolo più difficile, ma anche il più, almeno per me, il più gratificante.
esatto. Poi oltretutto è il ruolo, e nel fumetto emerge questa cosa, cioè proprio un capitolo dedicato alle strategie di gioco. Ovviamente, non so, esatto, se molti di voi che ci state seguendo avrete visto sicuramente una partita di pallavolo, alcuni di voi probabilmente senza essere pallavolisti, e quindi avrete sicuramente notato le dita del palleggiatore in battuta dietro le spalle, sul sedere, insomma, a far gesti, a far segni, che confesso nelle palestre che frequentavo io di solito erano sempre gesti, diciamoli, distensivi per la squadra. Però poi i professionisti, quelli veri, li usano spesso proprio per dettare la strategia della squadra. E Simone, è una cosa che di solito non si esterna così, così facilmente. Anzi, di solito il palleggiatore è anche un po', come dire, geloso dei propri segni, delle proprie tattiche. Oppure è solo un'impressione esterna questa? Ma sì, quelli sono schemi che si chiamano per lo più, diciamo, ai centrali e agli uomini dietro che fanno la pipe, no? Quindi gli schiacciatori che sono in seconda linea, che attaccano da seconda linea, quindi senza dover pestare la riga dei tre metri, stanno dietro, ecco, per chi non è proprio conoscente la pallavolo. Quindi per lo più sono quegli schemi lì, quindi una volta che la squadra è in cambio palle, quindi aspetta la battuta dell'avversario, il palleggiatore segnala dove deve andare il centrale, dove deve incastrarsi la pipe, questo attacco da seconda linea, e qualche volta anche le combinazioni con gli attaccanti di banda, no? Quindi magari una palla più corta, una palla più veloce, una palla un po' più morbida, sono tutti schemi che sono frutto di una tattica messa a punto insieme allo staff tecnico, assieme all'allenatore, assieme alla squadra, per andare a colpire magari i punti più deboli del muro avversario, o qualche volta per smarcare un giocatore, per andare comunque a fare del male, a fare cambio palla, che quello è la cosa più importante, a mettere giù il pallone. Ovviamente non sono iniziative, scelte singole del singolo palleggiatore, sono strategie e tattiche studiate attentamente in allenamento da figure poi fuori dal campo, che oltretutto voi avete giustamente citato, spiegato e analizzato anche nel vostro fumetto, che poi arriva ad un punto che è quello della partita vera e propria di... Poi Emanuele, Salvatore, aiutatemi se dico stupidaggini, in cui si gioca contro la squadra dei mostri in sostanza. Esatto, eccoli qua. L'avversaria. In cui la squadra allenata, sviluppata da Simone, deve affrontare una squadra di mostri. E qua viene la domanda marzulliana per eccellenza, Simo, cioè la tua squadra di mostri, la squadra di mostri contro cui magari non so se hai timore o a maggior ragione vorresti giocare. Ma diciamo che il timore non aiuta e non ce l'ho mai avuto. Gioco pallavolo perché mi diverto, perché voglio vincere, e quindi se si ha timore poi si fa fatica a far tutto. Io penso che la prima cosa che bisogna pensare, spero che sia passato anche questo all'interno del fumetto, è proprio lo stare insieme in un gruppo, il divertirsi e il fare le cose in serenità, no? Ovviamente poi se si porta questa cosa qua a questi livelli, a questo livelli alto dove gioco io, insomma, la pressione c'è sempre, però deve essere una pressione che ti porta ad esprimere il tuo meglio, no? Quindi sicuramente c'è sempre rispetto per gli avversari, che siano mostri o che siano mostri nel senso di avversari molto forti, il rispetto c'è sempre, ma la voglia di cercare di battere in qualche modo e cercare di fregarli sportivamente c'è sempre, ecco. Esatto, poi oltretutto ti aspetta sicuramente un'estate impegnativa, sicuramente un'estate di
sfide importanti, speriamo più numerose possibili a Tokyo ovviamente. Il fumetto poi si chiude con due capitoli interessanti, che sono quelli, uno l'hai citato già, dei miti della pallavolo del passato, anche un po' di cenni storici sul gioco e sullo sport, ma c'è poi una parte che mi ha incuriosito, forse proprio perché attinente all'ambito fumettistico, che è quello dei miti del volley animato. Cioè i cartoni sostanzialmente della nostra infanzia e meno, e dedicati alla pallavolo, quindi ovviamente dal Mileshiro, due cuori nella pallavolo, Mimì e le ragazze della pallavolo, però ne mancherebbe, ho notato che ne manca uno anche abbastanza recente, Haikyuu, non so se hai avuto modo di vederlo su, mi sembra, Netflix. No, non l'ho. Non l'hai visto, quindi posso consigliarti io di farlo, perché oltre a essere un bell'anime, è anche fatto molto bene a livello tecnico, l'ho notato da subito, quindi non era una marchetta Netflix questa assolutamente, però volevo sfruttare il contesto per dare un suggerimento in più. Ma Simone, quanto invece di questi cartoni, non so, seguivi da ragazzino, quanti te ne porti appresso nella memoria? Ma sicuramente penso che di questi che hai detto Mileshiro è quello che abbiamo visto un po' tutti, no? E quindi anche la canzone ce la ricordiamo tutti quanti bene, ma io ho sempre guardato un po' di tutto, di vero, oltre che semplicemente legato alla pallavolo, allo sport, insomma. Continuo a guardare anche un altro anime che è One Piece, e quindi mi leggo anche manga, e quindi mi piace questo mondo, ed è anche per questo che quando mi è stato proposto questa cosa mi sono subito interessato, mi sono subito appassionato a questo progetto. Va bene, quindi fa piacere aver scoperto anche un altro lato di te che personalmente non conoscevo, però è sicuramente interessante. Io quindi ti consiglio di vederti l'anime Haikyuu, non so se l'ho pronunciato male, probabilmente sì, al 90% l'ho pronunciato male, ma si trova molto facilmente. Senti, l'ultima, allora poi ti lasciamo andare ai tuoi impegni. C'è un capitolo dedicato ai miti, appunto, della storia della pallavolo. C'è qualcuno in particolare che senti più legato alla tua storia, che ti abbia ispirato particolarmente? Guarda, ti do una risposta diplomatica, ma penso che sia la realtà, corrisponde anche alla realtà. Tutti possiamo escludere, possiamo escludere i viventi, se ti fa più facile. Ma è stata una ricerca che ho fatto, insomma, ho cercato di mettere il più possibile. Sarebbero stato da mettere altre persone, no? Altri sportivi, ma non si poteva fare così grosso elenco. Ho cercato di riassumere, diciamo, quelli che per me sono stati nella storia i pallavolisti che hanno veramente cambiato, oltre che aver vinto, ma che hanno cambiato anche un po' la pallavolo, che hanno cambiato il modo di vedere la pallavolo. E quindi non mi va di dirne solo uno. Penso che tutti quelli che ci sono lì dentro sono grandi campioni che hanno fatto cose incredibili. Va bene, Simone, allora io intanto ti ringrazio per essere stato con noi. Quando vuoi, grazie, torna, a voi. Questa è casa tua, e mi lasci di nuovo a Emanuele e Salvatore, che sicuramente sono una compagnia altrettanto interessante, ma sono sicuro che ci rivedremo presto. Ciao, grazie mille a tutti. Ciao Simone, ciao. Bocca al lupo per tutti. Simone. Ciao, grazie mille, ciao. Allora ragazzi, abbiamo sentito la parte tecnica, diciamo, la parte sportiva, e andiamo sulla parte più narrativa, più editoriale anche, di storytelling, perché poi noi qui su Atleta News e anche attraverso Atleta League raccontiamo, ci piace raccontare principalmente storie di sport, e voi l'avete fatto
in una maniera sicuramente, non vorrei dire atipica, perché non è sicuramente il primo fumetto legato allo sport, ma in questa maniera un po' sicuramente originale. Abbiamo sentito Simone, volevo sapere da voi come è nato un po' il progetto, come si è evoluto, come è nata anche da parte di Becco Giallo l'idea di aprire in certo senso un filone sportivo, anche se altri fumetti già erano usciti su questo tema. Emanuele, per esempio, come è stato l'inizio della sceneggiatura, come avete deciso? Sì, allora ti dico, in realtà il progetto nasce alla lontana, perché io sono 3 anni che in realtà scrivo storie di sport per la Regione Veneto, che ogni anno fa un concorso per le scuole che si chiama la carta etica dello sport, e ogni anno quindi c'era un testimonial diverso e mi ritrovavo a scrivere storie di sport per questo progetto della Becco Giallo e della Regione Veneto. Progetto che mi appassionava, evidentemente la Becco Giallo anche si appassionava man mano allo sport, e ha pensato che potesse essere anche un'operazione che poteva andare fuori dai confini e della collaborazione con la Regione. E allora hanno pensato di tramutare questo libro con un testimonial che potesse incarnare bene i valori dell'etica sportiva, come Simone. E allora mi hanno proposto, insomma, di scrivere la sceneggiatura, e io ho cercato, come in tutti i libri che ho già fatto, di metterci dentro anche la mitologia greca, perché io sono di origini greche, e quindi ho cercato di metterci dentro anche la mitologia greca. Infatti i protagonisti, assieme a Simone, sono i Timnitz, che sono degli adolescenti figli di semidei o dei dell'antica Grecia. E insomma, così è nato un po' il progetto. Poi con Simone ci siamo sentiti, e il capitolo che raccontavi prima a proposito di storytelling, proprio il capitolo finale, in cui, senza spoilerare troppo, c'è un personaggio che è meno bravo degli altri, ma che viene incluso dentro la squadra, quindi classico valore dello sport, dell'inclusione, è in realtà una scena che proprio Simone mi ha raccontato al telefono, che è stato proprio il suo esordio in Serie A, di quando sentiva la fiducia del gruppo, tutto il gruppo, tutta la sua squadra, che pur essendo giovane lo guardava fiducioso nel suo ingresso in campo. Ecco, questo è una storia nascosta all'interno della storia del fumetto. Non è proprio autobiografia, però è una parte della vita di Simone che già quindi qualcosa della sceneggiatura effettivamente è reale, viene da esperienze dirette dell'autore, si direbbe. Sì, esatto. E Salvatore, invece, per quanto riguarda proprio anche la parte tecnica di disegno, delle situazioni voi fate proprio scene di gioco, no? E quindi tu, che sei un campione di seduta sul divano, come è stato, quindi, immagino, imparare a vedere certi movimenti? Sì, guarda, io per esempio non ho avuto la fortuna come Emanuele di parlare direttamente con Simone, quindi un po' per le traverse, tra correzioni varie, diciamo che ho imparato qualcosina. Poi ovviamente anche l'aiuto sta nelle reference trovate su Google, quindi in ogni caso ci sarei arrivato, però effettivamente mi mancavano appunto le nozioni base di uno che effettivamente pratica la pallavolo, cioè che lo fa come a livello agonistico. Quindi diciamo che
ho avuto appunto l'aiuto indiretto da parte di Simone, sempre per Vie Traverse. Poi volevo cogliere anche l'occasione nel frattempo di ringraziare anche chi ha collaborato con me alla parte creativa, alla parte grafica del lavoro, che sono appunto i coloristi che mi hanno dato una mano appunto per realizzare tutto il fumetto, che sono Antonio Fassio e Alessandra Medulla. Che ricordiamo che ci sono dei ruoli anche sì, all'interno di una produzione, della produzione. Infatti di un volevo allacciarmi al discorso che faceva appunto Simone, che il suo ruolo appunto è quello dell'assistente, cioè quello che assiste comunque la squadra per intero. Diciamo che anche all'interno di un team fumetto, quello che poi vedete effettivamente realizzato, che è appunto il libro, il fumetto, il volume cartaceo, dietro questo comunque c'è sempre il lavoro di una squadra che è appunto composta sempre dallo sceneggiatore, dal colorista, dal disegnatore, anche dal letterista, dal grafico. Quindi comunque diciamo che tutto un lavoro è creato non da un singolo appunto, ma dal lavoro di squadra. Quindi diciamo che ogni ruolo è sempre fondamentale. Quindi non c'è mai nessuno che spicca più dell'altro, effettivamente. Ok, quindi un lavoro di squadra dentro il lavoro di squadra. Esatto. In questo manuale della pallavolo. Sentite, invece un'altra cosa vi volevo chiedere riguardo più in generale i lavori della Becco Giallo, che oltre a essere appunto sempre molto mirati su argomenti specifici e soprattutto mirati a una sorta di informazione un po' diversa, e qual è il pubblico a cui avete pensato, a cui vi siete riferiti? Ovviamente dallo stile si direbbe un pubblico di bambini, insomma, di comunque di ragazzi, ma all'interno comunque essendoci cose più specifiche potrebbe essere rivolto anche a un pubblico più grande, secondo voi? Decidete voi chi risponde. Manuele. Allora, il target è sicuramente dai 9 anni in su, nel senso che io l'ho dato a un bambino qua che sta nel quartiere, che ha 8 anni, e adesso quando vado al parchetto con mia figlia ci sono già 2-3 che giocavano a calcio con la maglia di Ronaldo, eccetera, ci sono già 2-3 che adesso appena arrivo al parchetto mi domandano: ma quando esce il prossimo sulla pallavolo, eccetera. Quindi in realtà anche a 8 anni va bene. È chiaro che i bambini si appassionano più facilmente alla storia, ai personaggi, magari perché hanno la loro età. Però come sempre dentro ogni storia ci sono diverse chiavi di lettura. Ed è la storia è godibilissima anche per chi ha un'età più adulta, per gli amanti della pallavolo sicuramente, perché ci ritrovano anche delle cose che magari lo stesso hanno vissuto. E sia per tutto quello che riguarda anche le curiosità che Simone ha messo dentro, dai miti, come hai spiegato prima, alle strategie, sono tutte cose curiose che per gli amanti dello sport, e in particolare della pallavolo, possono essere adattissime di più. Quindi, come sempre, un libro può essere adatto, se scritto bene, può essere adatto, secondo me, a tutte le fasce d'età. Sentite, il primo manuale della pallavolo è uscito, correggetemi sempre se sbaglio, ad aprile scorso, giusto? Aprile 2021. Sì. Quindi praticamente a un anno esatto dalle ultime partite di pallavolo giocata, o quasi, insomma, cioè, o meglio, è uscito dopo un anno in cui a pallavolo si è giocato poco. Quindi come è stato in un certo senso riprendere questo argomento in questa maniera poi? No, tu devi saperlo che devo uscire molto prima. Cioè, io e Salvatore non vedevamo l'ora che uscisse, perché che uscisse in realtà. Avevamo veramente, ci avevamo lavorato tantissimo, in maniera super veloce, perché doveva uscire per dicembre. Sì. E quindi avevamo corso per riuscire ad arrivare in tempo alla scadenza. Poi ovviamente per l'uscita di un libro si valuta anche
attentamente qual è l'efficacia che può avere una volta uscito, e il fatto che non si giocava a pallavolo, che molti sport erano ancora bloccati, eccetera, ha fatto pensare all'editore di trattenerlo un po' in cantina per sparare il colpo quando tutto era più pronto a essere accolto. Vabbè, insomma, il colpo sicuramente è stato sparato forte, questo indubbiamente. Però forse magari aver avuto la possibilità di vedere qualche match magari di Simone stesso avrebbe facilitato o meno il lavoro del disegnatore, Salvatore? Dei disegnatori. Ma devo dire che comunque già a novembre il lavoro era più o meno stato fatto, almeno a livello di storyboard, quindi a livello di matite era già completo. Però abbiamo colto comunque l'occasione per, diciamo, dare un po' più spazio alla storia, dare anche un po' più spazio effettivamente a quello che Simone comunque voleva trasmettere con la pallavolo. Diciamo che alla fine a noi è servito effettivamente avere più tempo a disposizione per lavorarci, e quindi devo dire che anche il momento dell'uscita è stato il momento più è stata proprio l'occasione giusta effettivamente per farlo uscire appunto, anche perché in questo momento, se non sbaglio, se ho capito bene, Simone sta affrontando delle partite, magari ho capito male, però diciamo che questo è il momento giusto effettivamente. E devo dire che tornando sempre al mio lavoro, al disegno, ho avuto anche più tempo per studiare le pose, tant'è che ho dovuto rifare spesso alcune vignette apposite ai movimenti, alle tecniche, soprattutto del palleggiatore, che effettivamente è il ruolo di Simone. E quindi lì lui aveva un po' l'occhio l'hai dovuto più curare critico, un po' di più, hai dovuto avere un po' più di attenzione. Esatto, ho dovuto curare molto più attenzione. Vabbè, sì, giusto, mi sembra anche giusto. Quindi, diciamo, poi che quello che fa il libero là dietro, chi se ne frega, insomma. Infatti io non ho mai discusso su questa cosa, anzi era proprio fondamentale sapere effettivamente se quell'azione, quel movimento disegnato era giusto o meno. Quindi diciamo che è proprio così che ho imparato molte cose che effettivamente non sapevo e che non avrei mai saputo se non avessi fatto questo, se non avessi disegnato questo fumetto. Invece, Emanuele, visto che giustamente hai ricordato le tue origini greche, ricordiamo anche il fatto così di sfuggita che ad agosto ci saranno le Olimpiadi, ovviamente Simone sarà insieme a tutta la nazionale di pallavolo presente, arruolato e sicuramente con ottime prospettive, ma proprio su questo, cioè quanto i valori dello sport che avete riportato nel fumetto sono i valori olimpici, i valori legati a quella Grecia, a quei miti di cui parli e che hai riportato nei personaggi dei tuoi fumetti? Sicuramente il fatto che le Olimpiadi siano nate in Grecia, che si interrompeva qualunque guerra per gareggiare anche in maniera sportiva. La Grecia è il simbolo di quest'etica sportiva, ed è stato molto divertente metterci i figli di dei o semidei a rompere quest'etica, perché di fatto litigano, bisticciano, combinano pasticci. Poi c'è il team cattivo, che invece è cattivo, ma poi si scopre anche che sono cattivi, ma perché soggiogati da un dio, Ade, che è il dio cattivo. Ma è stato proprio naturale introdurre la mitologia greca in realtà all'interno di un libro come questo dello sport. E l'altro motivo per cui ho inserito la mitologia è anche perché greca, perché
vedevo sempre cose per bambini che riguardavano i dinosauri o che riguardavano altri argomenti, ma non c'era mai niente sull'antica Grecia. Allora ho spinto perché ci fosse appunto la mitologia. Ed è una cosa che veramente ringrazio due persone. Una è la Becco Giallo, perché la Becco Giallo è vero che fa libri molto particolari, ma lascia sempre ai propri autori una libertà espressiva che non tutte le case editrici lasciano. E l'altro è Salvatore, perché io ho pensato i personaggi, perché il mondo del fumetto è fatto così: io penso i personaggi, racconto la storia, poi ho mandato a Salvatore due righe di numero in cui gli scrivevo come secondo me dovevano essere i personaggi. E Salvatore è riuscito immediatamente a renderli in maniera magnifica. Sono i miei personaggi preferiti, sono i fratelli K, che sono due proprio perché richiamano il concetto greco di Keros e Kronos, cioè Keros è il tempo di qualità e Kronos è il tempo di quantità, e sono, combinano pasticci, litigano di continuo, e lui li ha resi splendidamente con questo orologio in testa, comicissimi, e devo veramente dire che è stato bravissimo, perché ha colto subito l'essenza di ogni personaggio, sia cattivo che buono. Questo un po', non so se ho risposto alla domanda, ma sì, come no, anzi credo che tu abbia esposto Salvatore a tutta una serie di domande. Complimenti, grazie. Che forse si sarebbe evitato. Ma perché Salvatore, a proposito, sì, andiamo su questo. Qualche ispirazione proprio grafica da disegnatore. Sì, infatti. Ah sì, allora, fai benissimo, facciamoli. Fantaso, che è il personaggio che è un po' quello meno bravo di tutti, ma che con la fiducia del gruppo poi farà la differenza. Poi invece abbiamo Tecno, in grado di costruire qualunque cosa, e lì vedete i fratelli K. Con un'espressione maliziosa. Nel frattempo, io continuo, la storia è ambientata in un mondo parallelo che si chiama Atlantides, dove ogni anno i team adolescenti dei Team Myths, quelli buoni, e il team dei Kakkos, che significa cattivo in greco, anche se è cacofonico proprio come termine, si sfidano in uno sport estratto da un'intelligenza artificiale. E quest'anno è stata estratta la pallavolo. Ecco. Esatto, Salvatore, anche per questo hanno dovuto rapire praticamente Simone, perché imparassero effettivamente da lui come si giocasse a pallavolo. Tant'è che questo rapimento, tra virgolette, è servito, anche perché comunque Simone molto tranquillo, come effettivamente lo è anche nella realtà, perché Simone è così come lo vedete anche nel fumetto, molto alla mano, cioè non è non pensate perché stia in TV, allora si pensa che effettivamente un personaggio noto, famoso, non lo sia, è molto alla mano, e come nel fumetto effettivamente aiuta appunto i Team Myths a vincere questa partita, anche perché è importante vincerla, perché in palio, non so se posso dirlo, se è uno spoiler, in palio c'è un micromondo da salvare, i promondi, ovviamente tra questi anche il pianeta Terra. Mi sa che forse è tornato ancora soli, non sappiamo anche se siamo effettivamente ancora soli. Non vi sento. Ok, adesso forse ti senti? No? Io ti sento adesso forse sì. No, io sento sì, Salvatore, sì. Non sento nessun altro. Io sento sia te che... Ok, no, avevamo un problema con il nostro Discord, non vi preoccupate. Ok. No, dicevi Salvatore? Non so a che punto ero arrivato. parlavo sì, che comunque... No, anche parlavi di Simone, che è come effettivamente l'hai poi rappresentato graficamente. Sì, un tipo alla mano, cioè comunque uno magari non se lo aspetta perché essendo un personaggio pubblico, poi invece Simone è proprio come nel fumetto, una persona che comunque si dà, si rende disponibile effettivamente a chi chiede aiuto, soprattutto comunque
nel trasmettere le sue passioni, quello che è la pallavolo. Diciamo che è stato fondamentale il suo aiuto appunto ai team Mitz per, non posso spoilerare, per comunque giocare la partita contro il team, i team Kakos. Chiaramente, chiaramente, eccolo. Ovviamente il team Kakos rispetto ai team Mitz, diciamo che sono un po' più insidiosi, no? Non fanno nemmeno gioco di squadra in realtà rispetto a quello che, Simone ha insegnato alla squadra protagonista. Che poi mi ricorda un po' il quello che era il concetto alla base, poi con tutte le dovute differenze. Io non sento più di un'altra grande opera, mezza reale, mezza animata, che voi ovviamente avete poi rimodellato completamente. Però c'è... E mi riferivo a Space Jam, ma anche altri film, cartoni di questo genere. Ma volevo anche chiudere con questo concetto: il concetto di buono e il concetto di cattivo nello sport. Secondo voi come si declina? Cioè, chi è il buono e chi è il cattivo nello sport? Brutta questa, è difficile, attenzione, forse non ci sente, tempo per pensarci. Emanuele forse non ci sente. Io sento solo te, Salvatore. Solo me sente, non riesce a sentirmi. Non mi sente. Beh, ha fatto una domanda sul... Emanuele lo sento. Vabbè, se vuoi girargli la domanda, Salvatore, fai pure. In pratica chiede nello sport cos'è effettivamente buono e cattivo. Se esiste effettivamente. Chi sono la, i cattivi la... e chi sono i buoni? Sono i cattivi e chi sono i buoni. Ma è un po' quello che dicevi te, no? Il cattivo si riconosce perché cerca di vincere tramite trucchetti, tramite sotterfugi, non giocando sportivamente, e mentre i buoni sono quelli che cercano di farcela, aiutando anche il prossimo, rischiando anche di perdere, ma di guadagnarci nella fiducia verso il compagno. A un certo punto i Mitz rischiano di perdere, ma nessuno dubita di Fantaso, perché le sue capacità, questo è l'importante. Tant'è che poi sono riusciti infatti a tirar fuori la sua capacità, cosa che ancora nessuno aveva scoperto. Quindi alla diciamo fine... che questo è la parte buona del gioco, è questa. Esatto, quindi la parte buona è proprio quella legata ai valori dello sport, che sicuramente piacciono all'atleta, piacciono a Emanuele Apostolidis e Salvatore Gallerami, ma sicuramente piacciono anche a Simone Giannelli, che è stato un po' l'ispirazione di questo... È stata più l'ispirazione o più proprio parte attiva? Cioè, quanto vi ha ispirato e quanto invece vi ha proprio aiutato tecnicamente, operativamente nella scrittura? O nell'immaginazione, nell'ideazione del fumetto? Non mi senti, Emanuele? Posso la domanda anche Emanuele, che non riesce a sentirmi. Non mi senti. Adesso non senti neanche Salvatore. Quando ci ha chiesto quanto c'è ispirato... Mi senti, vero? Sì, ti sento. A te sì. Mi chiede quanto ci ha ispirato Simone nella narrazione, ma anche nella parte tecnica, giusto, della storia. Beh, Simone, come diceva prima Salvatore, è così come l'avete sentito, così come è anche nel fumetto, un campione dentro e fuori dal campo. E chiacchierando con lui sono venute fuori molti episodi, e la cosa che lui non voleva assolutamente era che fosse una autobiografia o autocelebrativo nei confronti delle sue capacità, e quindi le storie che lui un po' mi ha raccontato sono in realtà dentro a qualche episodio, come quello che vi ho raccontato prima. E quindi Simone è veramente una persona splendida, si è dimostrata veramente disponibile.
Ricordo anche una domanda che avevano fatto al prima lì della conferenza stampa di presentazione del volume, che gli hanno chiesto se rimaneva a Trento per sempre, eccetera. Lui candidamente ha risposto di sì, nel senso che è una cosa che io da amante del calcio non ti aspetti, no? Che uno dica sì, che rimane sempre a Trento, eccetera, perché a Trento deve molto. Che siamo abituati ad altre logiche. Simone è molto sincero, molto trasparente, ed è una delle sue caratteristiche migliori per rappresentare anche quest'etica sportiva che vogliamo trasmettere. Va bene, quindi sicuramente non comunque, poteva essere. Come fa? Scusami, Salvatore, vai. No, sto dicendo che comunque come farebbe con la sua squadra, in ogni caso noi non ci avrebbe lasciato indietro, quindi sarebbe venuto in soccorso a qualsiasi domanda avremmo fatto. Diciamo che ha fatto anche il suo gioco di squadra all'interno di questo lavoro. Va bene, quindi non poteva esserci sponsor migliore se non Simone Giannelli, sia per parlare di pallavolo, ma anche per parlare di etica e valori dello sport. Noi non possiamo far altro che quindi ringraziare Emanuele Apostolidis e Salvatore Gallerami per aver contribuito a scrivere e a disegnare il primo manuale della pallavolo di Simone Giannelli, che ringraziamo per essere stato con noi, ma soprattutto ringraziamo Becco Giallo che ci ha dato la possibilità di fare questa presentazione e questa intervista, e io personalmente ringrazio Emanuele e Salvatore per essere stati con noi, per averci portato dentro sia questo libro in particolare, che consiglio a chiunque sia un appassionato di pallavolo, ma anche a chi vorrebbe avvicinarci un po' di più, un po' più nell'interno, e vi ringrazio soprattutto per aver portato alcuni temi a noi molto cari e che siamo sicuri siano importanti da trasmettere. Noi nel frattempo, Emanuele continua a non sentirmi. No, io ti sento. Ah, ok, perfetto. Quindi non ti ho detto cose, sai che non ti ho detto cose brutte. E io quindi vi rinvito qua di nuovo al prossimo fumetto sportivo. Guarda, speriamo che ci sia, nel senso che la struttura per essere una collana c'è. Noi, io che Salvatore, speriamo un seguito. Penso che anche i bambini sono affezionati al TI di Mitz alla fine. Da... Esatto. Allora lasciamoci così. A che cosa dovrebbero giocare i Team Mitz la prossima volta? Quale sarà il prossimo sport piccato dalle grandi sfere celesti? Anzi, le grandi sfere dell'Olimpo. Ah, lo sa solo l'intelligenza artificiale della Becco Giallo. Esatto. Tirerà fuori dal e poi bene, vedranno chi rapire. Poi i Team Mitz vedranno chi rapire stavolta. Allora faremo decidere all'editore come è giusto e doveroso che sia. Esatto. Vabbè, grazie mille. Grazie ragazzi, grazie a voi. Di essere stati con noi. Io ricordo comunque ai nostri amici di Twitch che la nostra diretta non finisce assolutamente qua. Noi ci prendiamo una piccola pausa tecnica per cibarci meramente, per sistemare alcune cosette tecniche. Stasera sta arrivando il grande Bomber, ci gusteremo un'altra serata di FIFA, questa volta Ultimate Team. Sono le ultime qualificazioni, se non le fasi finali, andremo a scoprirlo, del torneo Atleta League, quindi non lasciateci, rimanete con noi per gustarvi un po' di sano gameplay, un po' di azioni interessanti, chissà se non scopriremo i prossimi finalisti di Atleta League. Un abbraccio ragazzi, ci vediamo tra pochissimo. Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook, i link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!